automobili grosse e piccole, ultimo modello e vecchio stile, percorrono le strade degli Stati Uniti. Macchine costruite quasi tutte a Detroit o nelle immediate vicinanze. In quelle immense fabbriche che circondano da ogni parte la città. La Detroit moderna fu creata dall'industria automobilistica. Un'industria che dà impiego stabile a migliaia e migliaia di operai. Per recarsi al lavoro, chi si serve del tram e chi della propria macchina? Per gli operai che abitano all'altro capo della città, questo è il mezzo più comodo e veloce e dal mattino il parcheggio è presto riempito. Costruire un'automobile richiede il lavoro concorde di vari operai, al banco di montaggio, ai motori, ai forni, agli stampi, specializzato o meno che sia. La settimana lavorativa è di 5 giorni, 8 ore al giorno, più gli eventuali straordinari che comportano un buon arrotondamento di paga. Lavora nel reparto lamine metalliche e stampi. A lui è affidato il lavoro preparatorio per i grossi stampi usati nelle presse per parti metalliche. Nuovi modelli d'auto vengono disegnati annualmente e ciò vuol dire nuovo macchinario, nuovi attrezzi e nuovi stampi per la fabbricazione. Prima di assegnare il lavoro, Gene studia i disegni con gli operai del suo reparto. Il suo compito odierno è certo di soddisfazione. Con la nomina del suo predecessore a capo reparto, Gene ne ha preso il posto agli stampi e verrà presto il giorno per un nuovo avanzamento. La maggioranza di questi operai, del resto, lavora a sodo per migliorare la propria posizione. Nell'ufficio del personale viene gelosamente custodita la storia di ciascun operaio. Un resoconto di fatti e cifre che non si limita al solo periodo di impiego nell'azienda. Per esempio, l'incartamento di Gene elenca i suoi corsi presso una scuola professionale, il suo tirocinio alla fabbrica Ford, i vari impieghi ed i dettagli del suo lavoro in questo stabilimento dal 1936 ad oggi. Ma gli incartamenti sono assai più che semplici raccolte di fatti e di cifre. Essi si riferiscono ad operai occupati ad un lavoro utile, a padri, a mariti, a cittadini cui dà soddisfazione una giornata intensa di lavoro.
ciò che significa anche una buona paga alla fine della settimana. La giornata lavorativa ha termine alle 5 pomeridiane. Registrata l'ora d'uscita dalla fabbrica, per gli operai incominciano le ore di vita familiare. Jean cerca di uscire il più presto possibile dal parcheggio per evitare la confusione del traffico. Poi egli ha un'altra ragione speciale per far presto, anzi, due ragioni. Jimmy e Jackie vicino a casa sono in attesa del babbo e anche di una scarrozzata. Questa cerimonia giornaliera è ugualmente importante per i tre interessati. Per i bimbi, la corsa in macchina, anche se breve, è un'avventura. Per il padre non vi è nulla di più lieto di questa scorta d'onore. Nel tornare in mezzo al trambusto familiare, Jean si rende conto del lavoro che pesa sulla moglie Julia, con quattro figli e la casa da mandare avanti. Una buona lavata prima di cena, mentre le ragazze Ginny e Joan aiutano la madre, e poi a tavola, senza dimenticare la breve preghiera di ringraziamento. Dopo mangiato, le ragazze lavano i piatti. Per i bimbi è ora di andare a dormire. Secondo loro, il metterli a letto è un compito esclusivamente paterno. E malgrado la giornata faticosa, Jean non sa mai dire di no. Tanto più che cascano dal sonno. Salvo ridiventare vivacissimi appena messi a letto. La casa è piccola e bisogna utilizzare lo spazio. Così Jimmy dorme nella stanza delle sorelle e Jackie in quella dei genitori. Ciò significa correre da una stanza all'altra, ma finalmente i bimbi si addormentano dopo aver ridotto il padre all'esaurimento. Ed ora un po' di pace. Ogni venerdì sera, Julia studia i prezzi per le provviste da fare l'indomani mattina. E Jean può leggere il giornale. Naturalmente, se gli riesce, dimenticare la radio.
un po' di riposo alla fine della giornata lavorativa. Il sabato è dedicato ai molti lavori da fare in casa e Jean si mette all'opera mentre Giulia è fuori per le compere. Giulia visita i grossi mercati delle vicinanze, fa confronti di prezzi e qualità prima di decidersi all'acquisto. E come potrebbe fare altrimenti con 6 bocche da saziare? Facendo la spesa per tutta la settimana, Giulia riesce a comprar bene e a risparmiare. Non tutta la spesa è fatta nello stesso negozio. Alla famiglia piace molto la carne e Giulia si preoccupa che ce ne sia per tutti. Di sabato, i problemi finanziari impongono uno studio paziente per far coincidere la paga settimanale con le spese per la casa, l'automobile, l'elettricità, il riscaldamento, eccetera. Su questo assegno, Jean nota all'improvviso la data. Ma oggi è il 13° anniversario del suo primo giorno di lavoro alla fabbrica d'automobili. Quanti anni da allora e quanti avvenimenti. Per esempio, il suo ingresso nel sindacato operaio dell'industria automobilistica. E poco dopo, la sua elezione a rappresentante di reparto per il sindacato. Eventuali rimostranze degli operai sono portate a Jean e da lui al capo reparto. Se questi non può decidere, il reclamo passa ad un gradino più alto. Nel discutere le differenze di vedute fra operai o fra questi e l'industriale, l'essenziale è di mettersi a tavolino e trovare per ogni problema una soluzione equa per tutti gli interessati. Di solito la questione è presto appianata con soddisfazione di tutti. Il sindacato è parte della vita di Jean e l'interesse che egli ripone nelle riunioni per i figli degli operai proviene dal pensiero che domani saranno i suoi ragazzi a divertirsi come oggi fanno questi. Venne il giorno in cui Jean e Giulia decisero di far costruire la propria casetta. Studiando varie riviste, essi scelsero il tipo più adatto alle loro necessità e finanze. Non era un investimento da poco. Finalmente arrivò il momento in cui il deposito in banca fu sufficiente a coprire il versamento iniziale. Ed una speciale agenzia governativa, quella per le costruzioni, accordò il prestito che permise loro di raggiungere il sogno di tanti anni. ...1940, la casa era pronta. Non rimaneva che entrare. Ed in poco tempo conobbero i vicini di casa e fecero nuove amicizie. Dopotutto i Beauvais si preparavano a vivere in questa casa, in questa strada, fra queste famiglie. E non ci volle molto a capire che si trattava di brava gente. Ad ogni imprevisto giungeva l'aiuto amichevole dalla casa di fianco, da quella di fronte o dall'altra più giù nella strada. Tutti disposti a dare una mano.
Era un vicinato di bravi lavoratori in mezzo ai quali Jean e Julia si sentirono subito a casa loro. Diventò così facile organizzare qualche serata con amici. Ore piacevoli trascorse in buona compagnia tra una partita a carte e quattro chiacchiere. Alle elezioni, i Beauvais non hanno mai trascurato il loro dovere di cittadini. La domenica, mai dimenticate le preghiere. Naturalmente le cose non erano sempre lisce, come il giorno in cui Ginny tornò a casa piangendo e con una lettera della maestra il cui succo era o migliorare in matematica o ripetere. Forse fu Jean quello che se la prese di più. Egli si mise a tavolino per aiutare la figlia grazie a quei calcoli che aveva imparato ad affrontare nel suo mestiere. E dopo qualche tempo Julia andò a trovare la maestra. Uno scambio di idee era utile e poi voleva metterla al corrente dell'aiuto paterno. E che piacere sentir dire che già vi era stato un miglioramento nei compiti di Ginny. Avvenimenti lieti e avvenimenti tristi. Come la volta dell'incidente in fabbrica dovuto ad un momento di distrazione di Jean. La ferita alla mano non sembrava grave e venne subito curata dal dottore. Qualunque fosse stato il suo responso, Jean era protetto dalla polizza d'assicurazione operaia e Julia ed i bimbi non avrebbero avuto a temere le conseguenze di un suo periodo di riposo forzato. Per fortuna, la radiografia rivelò la rottura soltanto di alcune piccole ossa. L'escursione mentale nel passato è bruscamente interrotta da John che viene a chiedere aiuto per la madre. Sei bocche da sfamare, preoccupazioni e problemi, giorni sereni e giorni tristi. Questo è il riassunto della vita di Jean e della sua famiglia. Con qualche ritocco ai dettagli, si può dire lo stesso per ognuno dei suoi compagni di fabbrica, impegnati in un arduo lavoro per assicurare un buon tenore di vita per se stessi e soprattutto per i propri figli.